Central Stadium, qui fanno il Nadam ogni luglio, 11, 12, 13 luglio, qui c'è Nadam Festival. Qui adesso non c'è nessuno, ma quando c'è Nadam ho fatto anche un video qua, se non sbaglio video numero 100. Ed è tutto pieno di gente che vende hoshur o altro cibo o altre cose, e all'interno si fanno calcio, atletica leggera, e c'è anche il Nadam solamente a luglio. No new buildings here, nuovi bei palazzoni alti, siamo acciaio e vetro, glass and iron. Sto facendo il giro in bicicletta, eccoci qua, non riesco. Qui che fanno? Buttano un po' di latte per buon augurio, si fumano una sigaretta, e qui c'è la famosa scuola di calcio Deren, che una delle più famose per le squadre giovanili. Sono molto ben attrezzati per le giovanili. Deren, famosa. Eccoli qua. Deren Football Club. Io invece ho lavorato con il Bayern Gol Football Club. Qui c'è il Deren, anche hanno campo, vedo, al chiuso. Sono mo molto ben attrezzati per le squadre fino ai 18 anni, costituiscono l'ossatura della nazionale di calcio nella Mongolia. Sono bravi allenatori, anche il Bayern Gol, non dimenticate il Bayern Gol Football Club. Tomorrow the school is start. Oh, new cafe. The Pottery Cesera Cafe. Nuovo caffè, carino, molto carino. Qui è rimasto ancora un po' d'acqua dalle alluvioni di quest'estate. Qui c'è il secondo campo di calcio dove fanno il campionato di calcio, e qui è più che altro, facevano anche delle partite, ma più che altro per il Nadam, festival, concerti. E qui c'è anche il campo di atletica leggera. Vi porto a vedere questo campo adesso. Now we are going to this football pitch. Sempre in bicicletta. No. Qui anche hanno fatto la pista di hockey e di pattinaggio su ghiaccio per l'inverno. Ho fatto anche qui un altro video, ricordate, andatevelo a rivedere se volete. La notte ci sono delle luci molto belle, ho fatto già un video qua. Questo è lo stadio per il tiro con l'arco, sempre molto popolato durante il Nadam, ecco, ma anche non, vedete, anche oggi c'è qualcuno che sta tirando. Andiamoli a vedere. Ai ai ai. Scusate i botti, non metto in pausa. Attraversiamo, ragazzi, attraversiamo insieme, eh. Eccoci qua.
così. Qui bisogna stare un po' in silenzio perché ovviamente in silenzio questo è lo stadio del tiro con l'arco. Salve. Non entro perché vorrei disturbare. Aspettate. E qui si fa il Nadam, come vedete. Sono 75 metri per gli uomini di distanza dove stanno tirando questi uomini in questo momento, mentre 65 metri, come vedete, c'è un'altra seconda linea. Questa è la prima linea, 75, seconda linea 65 per le donne. Sono 10 metri più vicino. Dovrebbe essere così, se non ricordo male, ma sono quasi sicuro. Oggi stanno facendo un po' di allenamento. Questo è lo stadio, vedete, qui ci sono i palazzi alti. E qui c'è il pubblico che ovviamente al Nadam è pieno, eh? Qui. Andiamo. Con la bici si gira bene perché con la macchina c'è molto traffico, eh? Molto. E andiamo a vedere lo stadio dove fanno il campionato di calcio. Ora parcheggerò qua la bici. C'è il parcheggio qua, adesso il parcheggio, eh? Momento ragazzi, ecco qua, parcheggiamo. In questo momento è chiuso, qui c'è il campo da calcetto, qui c'è il campo da calcetto, allenamento per i bambini. Questa è la sede dell'associazione della Mongolia. E qui mi sembra che sia chiuso, non possiamo entrare. Comunque ve lo faccio vedere da qui. Questa è... Il campo è bello, l'hanno rifatto nuovo quest'anno, molto bello. Molto bello. Proviamo a entrare negli uffici, vediamo cosa ci dicono. Vediamo se è possibile. Dirò che vengo dall'Italia, volevo far vedere. Proviamo. Vediamo che ci dicono. Mi metto in pausa, eh? Ecco, qui sono entrato all'interno degli uffici, la Mongolian Football Federation, e qui ci sono gli uffici. Qui ci è venuto anche, vedete, Zambrotta a fare un corso probabilmente durante quest'estate. E qua abbiamo dei trofei. Trofei, anche questo ci fa vedere il Chingisan. Ah, Chingisan Statue, yeah. La statua del Chingisan. Sukhbadar, Sukhbadar Square. E qui c'è il Mongolian Football.
60 here. Yes. 60 anni di associazione della Mongolian Football Association. Yes. Okay. Okay. Director room. Director room and manager office. Yeah, office. Yes. Okay. Okay. Oh, thank you. Just one moment. This, okay. Many trophies here we have from other nationalities. Korea, Macau, Malaysia, Philippines. And FIFA. This is the national team. Yeah. I know this one. I know. This logo. Yeah. The sponsor. Sponsor. Technical sponsor. Yes. It's okay. Match commissioner. Excuse me. Yes. One moment. Chiedo permesso. This is the. Questo è il pallone d'oro. Altan Bumbuk significa gold. Golden book. Also this one very important. This 2018 years. This. Okay. Or this one. Korean Football Association. Kyrgyz. Kyrgyz. Many. Molti premi. Bellissimo questo video. Trofei del 2018. Questa è la stanza della televisione. Stanza della televisione dove fanno le riprese e questo è lo stadio. Guardate che spettacolo. Sì, qui si va fuori lo stadio. Sì, nice. bello. Thank you. Wow. Grazie al Signore che ci fa vedere lo stadio. Stadio. E questo è il futsal. Calcetto, futsal covered for the winter. Yes. E possono giocare anche durante l'inverno. New Shin. Shin Talbel. Yes. È il nuovo. This year. Nuovissimo, molto bello. Job. Grazie, thank you. Salve, hello. Hi. È il telecronista della SPS che fa le telecronache qua. SPS Televis, commentatore. Yes. Commentatore della. This is big room. Yes. Andiamo ancora più su. Signore gentilissimo. Thank you very much too. E qui? Ah, VIP! VIP room, wow! Qui abbiamo la stanza VIP. Yeah. Ah, wow! It's open. Fantastico. It's open. Si apre. Yeah. They can eat food, drink. Coffee. And this is interview. Yes. Room for the... per l'intervista dei calciatori. Fantastico. Bello, yeah. Nice, beautiful. Bello. Fantastico, vedete? Bello, bellissimo. What? Wonderful. Yes. And this eating, watching the match, drinking some coffee. Yeah, coffee. This director. Mongolian president, he likes football. No? Yes, he likes. More likes. Anche il presidente della Mongolia viene ogni tanto a guardare qui il calcio. Cost more. This is sponsor and very important for the football. The sponsor is Mobicom è la telefonia. Telephone. It's changed. Lo sponsor lo scorso anno era Mobicom della telefonica dei telefoni, quest'anno cambierà. Qui è la stanza delle interviste. Press conference. Yeah, no, it's okay.
Ah, oh. Close, close, no problem. Vedete, qui fanno le interviste nel dopo partita. Hong Kong, China, abbiamo veramente un video che non mi credevo di essere così accolto. Yeah. Ah, yeah, yeah, Fulton. Yes, 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 yes. Il signore ci porta anche a visitare la parte dove giocano a calcetto, futsal. Covered also for the winter. They can play, possono giocare anche durante l'inverno. Questo è importante because Mongolia is very, very cold the winter. Mongolia l'inverno può arrivare a meno 30. Ulaanbaatar East. Asian Youth Games. One week. Ah, one week. Finished? È già finito il torneo. Mongolia, first, second, third, third. Oh, congratulations. Third place. Sì, questo è aperto. Ah, yeah, yeah, yeah. Questa è la stanza del futsal. Come vedete, fanno dei tornei. Molto bella. Perfetta. Giocano anche durante l'inverno. Today, yes, 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 yes. Qui c'è la parte per il pubblico. Vedete? Molto ben attrezzata. Interview, televisioni, stanno qua. Benissimo. Ok. Thank you very much. Mesh by là. No problem. One moment for the trophy. One moment. Trophy. Trophy. E qui abbiamo i trofei della federazione e qui c'è la parte del caffè, coffee house, futsal. E qui c'era il shop, there was the shop, shop there was. Ok, grazie, ringraziamo il signore, alla prossima. Benissimo, siamo stati accolti da questo signore, si chiama Basca, che è stato gentilissimo e ci ha fatto visitare al completo veramente tutto. Benissimo, io vi saluto. Questo video è stato più bello di quello che immaginare.